A cui noi siamo molto legati come comitato, la parte del Volturno dove in passato ci stava la scafa che attraversava e andava a Brezza. È un'immagine che ci piace perché è un'immagine di serenità. Noi pensiamo che la politica deve essere anzitutto serenità, tranquillità, pace e non battaglia, non confusione, non guerra. Non c'è bisogno di fare la guerra per fare la politica. La serenità sarà la caratteristica della nostra campagna elettorale. Spesso su Facebook apri e chi dice questo, e chi dice quello, e chi dice una cosa, e chi ne dice l'altra, pare quasi che Facebook è una cosa che non è una realtà. Non ne parliamo dei comizi, normalmente come si fa la politica? Pure a me, Enri, te incazzà, quando avevo comizi, avete la voce. Sinceramente noi pensiamo che questa stagione qua è finita. Ci vuole questa stagione. Certo, la qualunque, ve lo ricordate? Totò, Facebook, queste cose qua sono il passato. Quando vediamo queste cose qua, stiamo ancora bene, i soldi piovono dal cielo come l'acqua e si poteva pure scherzare. Poi i tempi non sono più quelli e voi lo sapete con le bollette che vi arrivano a casa. I tempi sono diventati tremendamente seri, quindi ci vuole serenità e serietà. Se dobbiamo giocare, facciamo la partita a calcetto, ci diamo coro o bar, camma pariamo. Quando siamo qua, scherziamo. Quando parliamo del bene pubblico, degli interessi dei cittadini, dobbiamo assumere un atteggiamento più responsabile. Perché qui a Via Oberdan, è una strada importante, c'è la festa della primavera, la festa dei battenti della Madonna dell'Arco. È un posto dove comincia quasi la stagione del paese con la festa della primavera. È una zona antica del paese e ci tenevamo a visitare una zona diversa da quelle classiche in cui vengono fatti i comizi, proprio perché noi dobbiamo andare dai cittadini zona per zona e anche i prossimi comizi li faremo in zone diverse. Questa immagine qua è il re, un po' del nostro immaginario. Il sindaco lo vogliamo leggere come un re, vogliamo essere sudditi, diciamoci la verità, siamo un po' abituati così, ci vuole sempre il padrone, quello là che comanda, che te la ammazza, tipo del potere, lo scettro, e noi dobbiamo obbedire. Col comitato noi vogliamo completamente cambiare queste regole, perché pensiamo che questo modello è superato. Allora ci sta uno scemo che fa il sindaco e potrei essere io. Poi ci sta la giunta, che sono quattro poverini che verranno sacrificati a fare le riunioni fino alla notte. Poi ci stanno 12 folli che devono girare tutto il paese per cercare i voti, sono i consiglieri. Poi ci state voi, vedete, le consulte, i tavoli di lavoro, i cittadini e poi ci siamo tutti quanti. Questa deve essere la partecipazione democratica, il cambiamento. Voi non potete affidare il futuro dei vostri figli a una persona o a due persone o a 12 persone. Il futuro è nostro, siamo noi che nelle case ad una, piano piano, dobbiamo convincere tutti quanti che il cambiamento lo facciamo insieme. Non bastano 4 teste, 10 teste, una testa per fare il cambiamento. Le tasse, vi abbiamo convocato per le tasse. È stato un esame che è nato quasi per caso. Perché? Guardando, questo qua mi ha fatto volantino per il paese. Cancellando area mercato, palatente, villa comunale, la villa comunale di 2 poggi di terreno, Santa Maria la Fosse, parco giochi, un'altra villetta, Sant'Andrea, area mercato, palatente, Vito Lazio è diventato praticamente New York, piscina, campo bocce per gli anziani coperto. Immaginate noi che abbiamo anche il centro anziani chiuso in questi giorni, a Vito Lazio hanno il campo bocce coperto per gli anziani, centro sociale, campo di calcetto in erba, Camigliano, non ne parliamo, parco giochi, villa comunale, casette dell'acqua, campo pole, Camigliano praticamente è Manhattan. Allora uno si immagina, questi qua stanno così bene perché pagano un sacco di tasse, di conseguenza hanno fatto grossi sacrifici e ora hanno un sacco di beni, hanno le piscine perché hanno pagato il tasse assai. Andiamo a vedere la realtà come sono fatte le tasse. L'addizionale IRPEF è quella che un comune si suca a coppia bus paga e a coppia pensione. Grazzanise pagamo un 0,80, un massimo applicabile. Camigliano o 0,40, a metà.
Vito Lazio, 0,40, amica. Cioè ogni mese la trattenuta che passa sulle buste paghe nostre, sulle pensioni nostre, è il doppio di quella che passa a Camigliani, a Vito Lazio, che hanno tutte quelle strutture. Da 10 anni, quando c'è costata sta paziella? Una famiglia che prende 1.700 euro tra pensioni e stipendi, quindi 30.000 euro lordo, ci ha rimesso 1.860 euro a Grazianese, 570 a Bellona, un terzo. Bellona sta qua vicino. Questo è il fatto delle tasse che paghiamo sulla casa, no, la TASI sulla prima casa e l'IMU sulla seconda casa. Se uno c'ha la sfortuna di aver fatto una casa a un figlio e ce l'ha ancora intestata a lui, paga sia la TASI sulla prima casa sia l'IMU sulla seconda casa. Ok, vediamo che succede. Allora, un massimo sulla prima casa è 2,50, sulla seconda casa è 10,60 per 1.000. Prima, come vanno i comuni? Grazianese, un massimo in coppa alla prima casa e un massimo in coppa alla seconda casa, cioè praticamente siamo al massimo delle tasse. Io mi avrei, per Camigliano, 0,15 e 0,76 paga a metà del tasso nostro, ma anche Santa Maria la Fossa, mentre noi paghiamo 0,25 paga 0,10, mentre noi paghiamo un punto paga 0,76. Santa Maria la Fossa sta a 1 km dopo cimitero. Allora, prendiamo l'esempio di una villetta a 2 rendita catastale 800, se il caso nostro, che il casarello che ci hanno fatto con tanti sacrifici tutti quanti, ogni anno sulla prima casa noi paghiamo 336 euro, Santa Maria la Fossa ne paga 134, cioè 200 euro in meno, e con 200 euro uno ci accatti le scarpe ai figli, non è una cosa di poco conto. Se per caso ti dà la sfortuna di aver fatto la casa o figli, quindi la seconda casa, 1.004 a Grazianese, 1.000 a Camigliano, 1.000 a Santa Maria Posse, 400 euro ogni anno sulla bolletta che paghiamo su una casa a un figlio. Facciamo un po' che somma tra il fatto che le si pigliano la coppa a busta paga e che le si pigliano sulla prima casa, parliamo sulle chiese. A Grazianese ci vogliono 576 euro, a Camigliano, a Vito Lazio, a Santa Maria Posse ce ne vogliono 300. Praticamente, dalla bolletta che paghiamo per la prima casa, più quella che si piglia una coppa a pensione o una coppa o stipendio, ci stanno 200 euro all'anno. Se poi teniamo pure la casa di un figlio, passiamo da 2.000 euro a Grazianese a 1.300 euro a Santa Maria Posse. Cioè, la differenza diventa di 700 euro. Vogliamo parlare della munnezza, diciamo la munnezza, parliamo un po' dell'immondizia. Grazianese il costo totale è 1,5 milioni l'anno. Vito Lazio, che ha pure lui 7.000 abitanti, vedete 7.100, diremmo 7.000 pure noi, Vito Lazio spende 1,2 milioni l'anno. Camigliano spende 200.000 euro per la munnezza. Dice, ma la popolazione è diversa. Allora ci siamo presi gli abitanti. Abbiamo fatto un totale diviso gli abitanti. A Grazianese ognuno di noi, Grazianese, Brezza e Borgo Appio chiaramente, paga 216 euro ad abitante per l'immondizia ogni anno, contro 170 di Vito Lazio e contro 97 di Camigliano. Cioè i comuni vicino risparmiano su ogni abitante più del doppio con Camigliano, e 40 euro ad abitante una famiglia di 4 persone risparmia 160 euro all'anno, con la bolletta dell'immondizia. Questi sono tutti i dati che si possono prendere su internet. Qual è il problema? Noi diciamo che abbiamo i dipendenti, ci abbiamo anche il problema che noi ogni anno nella discarica ci buttiamo un momento 650.000 euro, cioè pigliamo 650.000 euro e buttiamo dalla discarica, perché non facciamo ancora bene la differenziata, non è ben seguita la differenziata. Se noi riusciamo a risparmiare questi soldi, per non parlare dei commercianti, i commercianti sono massacrati per quanto riguarda le tasse per la munizia e per quanto riguarda l'imponibile fiscale. Guardate per l'immondizia, le differenze tra Grazianese e Camigliano per 60 metri sono 150 euro all'anno, e uno che ha un negozio a Camigliano non è che c'è un negozio da un posto diverso da Grazianese. Bene, noi quindi dobbiamo abbassare questo valore dei soldi che buttiamo nella discarica, perché al momento il costo della discarica è molto alto, perché la Campania è una regione che è molto sacrificata da questo punto di vista. Quindi o noi abbassiamo il totale di quello che mettiamo nella discarica o la bolletta dei rifiuti non diminuisce. Parliamo un po' come
degli sprechi e delle proposte, ma non vi siete tasse. Ma si salta dove vanno a finire che noi pagando? Cioè, perché abbiamo queste tasse così alte? E Lucia Grazianese, la bolletta elettrica che ora sta spendendo, via Obedan sta spendendo da 15 giorni, e 300.000 euro all'anno, chissà se luce che trimmo di una grezza lì, se luce spende, luce che non si vede, che si riflettono per terra. Questa è la soluzione. Guardate questi comuni, che luci che hanno. Chi sono comuni del Salernitano, eh? Chi sta a Salerno? Non è a Germania, né a Svizzera, la provincia di Salerno, Torraca, saranno comuni la provincia di Salerno. Qual è la soluzione per le luci? Questa è una cosa veramente interessante. Ci sono società che ci cambiano tutto l'impianto delle luci perché ci sta un risparmio se mettono i LED. Che ne so, la bolletta nostra può passare da 400.000 euro a 250.000 euro. Con quei soldi loro in 15 anni recuperano l'impianto che ci fanno a tutto il paese. Quindi le luci si possono cambiare senza spendere un centesimo. Basta fare un progetto che si chiama ESCO. Questo qua è un tipo di investimento, cioè un comune come il nostro, con 800.000 euro si fa l'impianto nuovo, questi 800.000 euro si recuperano dal risparmio che si fa ogni anno sulla bolletta. Se noi spendiamo 300 e ne spendiamo invece 250, che le 50.000 euro all'anno per 15 anni sono i soldi che servono per fare subito l'impianto. Questa è una cosa che stanno facendo in moltissimi comuni, non è che l'abbiamo inventata noi, cioè sono cose che già vengono fatte. Quindi che succede con il cambiamento delle luci che vogliamo fare noi? Le luci sono migliori perché sono LED, si risparmia e si controllano anche i consumi. Per dire, questo sistema prevede che alle 3 di notte, nelle strade, anziché stare accese tutte le luci, se ne accende una sì o una no, oppure se accendono un poco meno forti quando si sta facendo mattina. Con questo modo, tutti in automatico si risparmiano un sacco di soldi. Vediamo un altro spreco. Questa è una bellissima scuola di Brezza che noi conosciamo, che chiamiamo pure pittata. In questa scuola c'è il problema che manca sempre un gasolio. Sapete perché manca il gasolio? A Brezza. Perché l'asilo è aperto di pomeriggio. Per riscaldare l'asilo, riscaldano tutto il palazzo che sono 30 stanze. Quindi tutto quello gasolio che si spreca pomeriggio, poi si finisce e non ci sta il gasolio per l'asilo. Quindi che ci vuole a Brezza per la voce spreco? Ci vuole una porta tra la zona dell'asilo e la zona delle scuole elementari e ci vuole una chiavetta per far sì che i termosifoni si appicciano solo dove lato dell'asilo pomeriggio, non si appicciano con un uomo. Con questa cosa così banale si risolve il problema. Noi spendiamo migliaia e migliaia di euro in affitto perché non riusciamo a fare una porta e mettere una chiavetta. Cioè queste sono le realtà dei fatti, queste sono le realtà. Questa qua è un'altra tarandella. Siete un capo sito del comune, novembre, abbiamo pagato le bollette dalla corrente di Grazianese, perché poi intendiamo i soldi comune, quando tieni i soldi paga tutte cose insieme. Vediamo che abbiamo pagato. E scegli qua. Allora, non si capisce perché due scuole come la scuola media e la scuola elementare di Grazianese ha la bolletta di una e o triplo la bolletta dell'altra. I palazzi sono uguali, c'è sta qualche problema. O Palatenda, quella che sta scassata e chiusa da due anni, che i figli nostri non possono fare sport, paga la corrente, sono cose, sono numeri, cioè noi paghiamo una bolletta all'Enel con i soldi nostri per pagare la corrente dopo Palatenda che sta chiuso. O campo sportivo, dove tutte cose non riusciamo ancora a far giocare la squadra nostra, paga 870 euro al bimestre. L'ufficio a Brezza, e quali sono gli uffici che pagano 100 euro al mese? Uffici comunali a Brezza non ce ne sono, sta qualche contatore che si hanno scrutato a picciata e sono altri 100 euro al bimestre che paghiamo. Questa è la cosa più divertente, paghiamo la corrente per i semafori stanno scassati da un anno e noi paghiamo la corrente. Cioè, ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Se noi non capiamo, miei cari cittadini, io parlo a nome di un gruppo che ormai è di 100 persone in comitato, io non sono nessuno nel comitato, sono il rappresentante legale del comitato. Noi ci dobbiamo rendere conto che il comune è il nostro, la corrente è la nostra, se viene sprecata ci aumentano le tasse. Questa è l'unica cosa che dobbiamo pensare. Allora, mettendo qualche pezzicciolo che studia la corrente quando non andrà a funzionare,
qualche termostato di 40 euro, noi riusciamo a risparmiare questi soldi che oggi vengono sprecati. Vogliamo parlare del consorzio di bonifica? Siamo gli unici che lo pagano ancora. Il comune di Grazianese si prende due volte i soldi, una volta in coppa all'acqua Refule, quando pagammo l'acqua allo scuola, e una volta quando ci arriva la fondiaria. Tutti i comuni vicini hanno fatto la convenzione e praticamente è il comune stesso che prende i soldi che raccoglie con le acque Refule e li versa al consorzio di bonifica. Siccome a Grazianese i soldi non bastano mai perché li sprechiamo nell'amministrazione, di conseguenza ci fanno pagare sia il consorzio di bonifica e sia l'acqua Refule. Questa qua è l'IVA, l'IVA in coppa a Munizzi, abbiamo pagato l'IVA, voi sapete come comitato abbiamo fatto una battaglia, abbiamo preso le vostre richieste al comune, siccome il comune già pensate proprio, abbiamo fatto le cause e poi vi faccio vedere, questa è la causa mia che mi ha fatto l'avvocato russo, Armando. Allora, Enrico Petrella ha vinto contro il comune la causa per l'immondizia e devo avere 450 euro, l'IVA non andiamo a pagare. A me mi hanno riborsato 450 euro e noi faremo la richiesta per qualsiasi cittadino lo vuole fare, perché ci devono restituire i soldi. Allora, che si chiama vista la denuncia? Che si può fare? Noi come vogliamo cominciare a cambiare? Se andate su internet e scrivete comuni virtuosi, vedete che un sacco di comuni stanno già facendo delle cose importanti. Cominciamo a vedere. Bilancio partecipato, un comune in provincia di Catania, stiamo a parlare di posti importanti, Catania, 3.400 abitanti, fa il bilancio insieme a voi cittadini, quelle che diciamo noi che le cose le dobbiamo fare insieme a voi. Si fa l'informazione, si fa la consultazione, si fa il verbale dei cittadini per rioni, ogni rione fa la sua riunione e dice le cose che non vanno bene e il comune applica le cose che i cittadini decidono in queste riunioni. Vediamo un po' le immagini, queste sono le riunioni che hanno fatto, guardate, queste sono le riunioni che hanno fatto i cittadini. Questo è il verbale, guardate che hanno scritto, visionari, tombini di via Bellini perché ci puzza. Sistemare le basole di via Bellini, sistemare i marciapiedi. Noi faremo così con voi, dopo che abbiamo fatto in riunione quartiere per quartiere, porteremo le vostre richieste in consiglio comunale e se ci stanno tombini scassati, una caditoia appilata, una lampadina cambiata, lo faremo con le vostre decisioni. Questo è il bilancio partecipato. Il bilancio partecipato potremmo già applicare per i campetti che stanno là via Eufemia, se ancora i commissari si hanno fatto tutti i servizi, ci hanno sistemato tutte cose, e decideremo insieme a voi come devono essere organizzati i campetti, se ci vogliamo fare la piscina, se ci vogliamo fare il campo di calcetto, se ci vogliamo fare il campo di basket, faremo con voi le riunioni e voi farete insieme ai tecnici del comune il progetto di come dovranno essere i campetti e così tutte le decisioni sul futuro degli investimenti, dello sviluppo lo faremo sempre insieme a voi. Questa qua è un primo esempio di partecipazione con i cittadini. Stefano Mingioni di via Castellone insieme a un suo amico ha preparato per via Castellone una strada che non si riesce mai ad aggiustare, un esposto e ha scritto praticamente a tutto il mondo, un ministero, un presidente, la commissione, noi del comitato l'abbiamo aiutato. Qual è il risultato? Oggi il ministero scrive a Stefano e gli dice che il 23 febbraio verranno i tecnici suoi da Roma per vedere perché che la via sta scassata. Questa qua quindi l'esempio di partecipazione via Castellone Abruzzo tra i cittadini e l'amministrazione, insieme abbiamo fatto questo progetto. Questo qui è un capitolo molto bello, questo qua è un piccolo comune vicino Frosinone, ha fatto un progetto sociale, la borsa del comune. Ogni anno noi possiamo dare 5 per 1000 delle tasse che pagamo lo Stato, le possiamo lasciare al comune. Più gli amministratori possono lasciare i soldi loro, chi fatica, che non si piglia lo stipendio quando vanno sul comune ad amministrare, li mette pure lui su questo conto. Si fa una bella borsa, quando ci vanno dentro i soldi del 5 per 1000 che versate voi che tasse. Tanto comunque la da pagare, tanto vale che una parte la sta a mercantino. Poi ci vanno i stipendi, lo sindaco, l'assessore vanno in coppa a secondo, eppure i cittadini volendo possono versare e portare in deduzione dalle tasse i versamenti. Che succede? Facciamo una somma, 30-40 mila euro all'anno.
all'anno. Con questi soldi aiutammo le famiglie bisognose, gli ammalati, facciamo i ticket per il lavoro e borse di studio. Cioè noi faremo in modo che tutte queste cose di aiuto alla comunità le faremo insieme a voi con un conto trasparente. Non è che andiamo a venire sindaco, sindaco c'è da pagare la bolletta perché è potente, andiamo a mettere in mano da sa che ci andrà. Ci sta il conto fatto con la commissione, e chi ha diritto ad avere il contributo lo avrà alla luce con discrezione, ma con serenità e trasparenza. L'ambito territoriale. Spesso che stiamo facendo la campagna elettorale andiamo nelle case e troviamo gente che non può mangiare, soprattutto gli amici infermieri girano per le case, cazzo mangi, cazzo anni guaia. L'ambito che sapete che deve fare, ad aiutare i minori, ad aiutare le donne in difficoltà, e persone che hanno problemi con la droga e persone anziane. L'ambito sta a Santa Maria Capovetre, un'associazione dove vanno pure i soldi nostri, ma noi non siamo rappresentati. Noi a mente all'ambito per sbattere i pugni in coppa tavola, sta a Santa Maria Capovetre, dice quello che è di Grazia Nice ce lo dovete dare, perché i malati nostri, i poveri nostri hanno diritto ad essere trattati come chi le Santa Maria e come chi le Capua. Quindi sull'ambito lavoreremo. Questo è un comune, Acqua Fredda, vicino Brescia, 1500 abitanti, ogni mese mette su internet la qualità dell'acqua, praticamente fanno l'esame dell'acqua della fontana ogni mese e ti dicono se l'acqua è da pompere o non da pompere. Io immagino se ognuno di noi può sapere se riesce prima a bere l'acqua di Grazia Nice. Questa è una cosa facilissima, vedete, ogni mese noi faremo l'esame microbiologico dell'acqua, lo pubblicheremo sul sito, così siamo tranquilli che l'acqua la possiamo usare. Poi pensavamo, un progetto della mensa, mi ha guardato lontano, questa è Santa Maria la Fossa. Santa Maria la Fossa fa il progetto con la mensa, ha fatto venire il dietologo e fa il programma per ogni 3 settimane per cambiare la mensa. Camigliano non parlava, la fontana per l'acqua a 5 centesimi un litro, che si appia sotto la fontana. Ma vediamo più veloce che sta piovendo. Questa è la fontana del latte. Noi possiamo far sì che anziché prenotare il latte da bottiglie plastiche che vengono lontano, lo compriamo direttamente con il nostro produttore che lo mette nella bottiglia. Ci siamo, concludiamo che sta piovendo. Buona serata, non è buona. Noi abbiamo dato solo qualche segnale di quello che si deve fare, quello che vi ho ricordato. Chi se non sono marziano, non siamo sulla luna, siamo con i piedi per terra. Queste cose già vengono fatte. Quello che ci vuole è un po' di tempo, un po' di pazienza. Dovete andare nelle case per cortesia e spiegare ai cittadini quelle cose che vogliamo fare, perché il cambiamento è fatto di piccole cose, di piccoli passi, una alla volta, e insieme noi solleveremo Grazia Nice, la faremo tornare la patria dei Mazzoni, il centro di questa zona, faremo della nostra comunità una splendida comunità. Però dobbiamo lavorare insieme tutti quanti da mo' a maggio per fare i voti casa per casa, e poi dopo insieme amministreremo la comunità. Buona serata a tutti.